tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono Fiona, sto facendo un sacco di rumore. Io sono Fiona e oggi vi voglio parlare del nuovo Nvidia. Si dice così, Nvidia, è difficile da pronunciare. Nvidia Shield TV 2017, un vero e proprio upgrade del modello precedente. Questa è la confezione di Nvidia Shield TV 2017, che al suo interno contiene il box, il telecomando e il controller. In poche parole, si tratta di una via di mezzo tra un box multimediale e una console. E voi direte: ma è piccolissimo, come fa ad essere una console? C'è il trucco. Il trucco però dovete averlo a casa, adesso vi spiego per quale motivo. Nvidia Shield TV 2017 è caratterizzato da dimensioni contenute che gli permettono di adattarsi facilmente a qualsiasi stanza o ripiano. A bordo troviamo la CPU Nvidia Tegra X1, la GPU Maxwell a 256 core, 3 GB di RAM e 16 GB di memoria interna, espandibile tramite USB 3.0. La connettività è invece affidata al Wi-Fi di ultima generazione, al Bluetooth 4.1, ad una porta Gigabit Ethernet, una HDMI e due USB 3.0. L'audio invece sfrutta la tecnologia Dolby Atmos, mentre lato video sono supportati 4K e HDR. All'interno della scatola troverete anche due accessori fondamentali, il controller e il telecomando. Il primo somiglia molto al joypad di Xbox, tanto da sfruttare praticamente gli stessi tasti. A distinguerlo però troviamo la superficie multisfaccettata e la compatibilità con i comandi vocali, utilissimi per effettuare ricerche in pochi secondi. Alla pratica lo troverete molto comodo, dotato di un buon grip e facilmente ricaricabile grazie alla porta micro USB integrata. Il telecomando invece è piccolo e compatto, dotato di una batteria che promette di durare circa un anno e caratterizzato da quattro tasti: il pulsante home, indietro, quello dedicato ai comandi vocali e un tasto sferico che vi consente di spostarvi all'interno dei vari menu. Gli utilizzi di Nvidia Shield TV 2017 sono principalmente tre. Utilizzo numero uno di questo Nvidia Shield TV 2017. Innanzitutto trasforma un vecchio televisore in una smart TV. Come può avvenire questo? Avviene attraverso Android, che è installato all'interno di Shield, che in inglese vuol dire scudo. Mi pare uno scudo questo? Android TV infatti permette di scaricare tantissime app all'interno di Shield, in modo poi da poter guardare tutto quello che volete sul vecchio TV. Per esempio potete guardare YouTube, potete guardare Netflix, potete guardare anche Infinity. Quello che manca per adesso in Italia è Amazon Prime TV, ma anche Sky Go, che in Italia va tantissimo. Pregi e difetti di questo Android TV. Il pregio è che va fortissimo, va velocissimo, e infatti quest'ultima versione di Android TV installata su questo Nvidia Shield lo rende uno dei migliori box in circolazione in questo momento. Il difetto però è uno solo: le app sono parecchie, ma non abbastanza. Per cui speriamo che un giorno o l'altro Google decida di ampliare il catalogo delle app di Play Store. Nvidia Shield però non è solo Smart TV. E anche videogiochi, perché nasce proprio per quello. Grazie al controller compreso all'interno della scatola, potete trasformare il vostro Nvidia Shield in una console. Ed ecco qui che vi introduco il secondo utilizzo di questo Shield. Grazie al controller compreso all'interno della scatola, potete giocare a tantissimi giochi Android, sia gratuiti che a pagamento, ma la cosa speciale di questo piccolo box, che si chiama Nvidia Shield per l'appunto, è proprio il servizio GeForce Now. L'ho detto brutto GeForce, o GeForce Now. È un servizio in abbonamento che costa 9,90€ e che vi dà accesso a un catalogo di oltre 50 giochi molto recenti, e sono giochi non Android. Per esempio, all'interno del catalogo potrete trovare Abzu, potrete trovare Deus Ex Human Revolution, altrimenti Tomb Raider oppure The Witcher 3. E voi mi domanderete: non è mica un Nintendo NES Classic Mini, come fanno a starci 50 giochi qua dentro? Non ci stanno, perché i giochi non sono alloggiati qui dentro, infatti giocherete in streaming. Cosa vuol dire questo? Per i meno avvezzi provo a spiegarvelo in modo molto semplice, forse ci riesco ma non sono sicura. In poche parole è come avere un Netflix ma dei videogiochi. I giochi infatti sono alloggiati...
I giochi infatti sono alloggiati sui server di Nvidia e attraverso la vostra connessione internet verranno trasmessi in streaming, per l'appunto, all'interno di questo piccolo box. Cosa significa questo? Lo so che vi state già mettendo le mani nei capelli, perché bisogna avere una connessione abbastanza veloce e abbastanza stabile per poter avere delle performance di un certo tipo. Nvidia consiglia di avere minimo 50 MB in download. Ciò significa che una normale ADSL non basterà mai nella vita per poter giocare a questi giochi. Dovete quindi avere una fibra. In questo momento in Italia tantissimi comuni hanno la fibra, ma è vero anche che tantissimi comuni non ce l'hanno. Quindi, se state meditando all'acquisto di un Nvidia Shield TV 2017, per favore andate a fare un bello speed test su uno dei tantissimi servizi che esistono online per verificare quanto veloce va la vostra banda. Scusate. La qualità del gioco che vedrete quindi sulla vostra TV o sul vostro monitor, dove volete, varia in base al tipo di connessione. Potreste quindi magari vedere delle texture non molto chiarissime oppure non avere una profondità di campo estrema. Questo è dato dalla connessione. Se invece la connessione è molto buona, avrete una qualità molto elevata. La terza funzione di Nvidia Shield si chiama Game Stream e vi darà la possibilità di trasmettere sulla TV di casa i PC che tenete nel computer. Sì, cioè. È una strana conservazione, i PC del computer. In poche parole, potete trasmettere tutti i giochi che conservate all'interno del vostro computer, indipendentemente dal fatto che siano stati comprati su Steam, Origin, Uplay e dove cacchio volete acquistarli, in modo da poterli trasmettere sulla TV. Cosa significa questo? Non sempre il computer lo avete in salotto e quindi non è sempre facilissimo riuscire a collegare la TV. Dovete semplicemente collegare il PC e Nvidia Scudo alla stessa connessione. Dovete collegare Nvidia Scudo e il PC. Ho detto scudo? Volevo dire shield e l'ho tenuto anche al contrario. Dovete collegare Nvidia Scudo e il vostro PC alla stessa rete casalinga e poi seguire una procedura guidata per l'accoppiamento dei due dispositivi. Una volta che avrete fatto la procedura di accoppiamento, siete pronti ad utilizzare Game Stream. Vi ho rimbambiti di parole su questo povero Nvidia Shield TV 2017. Tiriamo quindi le somme su pro e contro di questo piccolo scatolotto. Ecco, una cosa mi sono dimenticata di dirvi: il prezzo dell'Nvidia Shield normale, cioè con la memoria interna da 16 giga, è di 229 euro, altrimenti con 500 giga di memoria interna, che non capisco come si possa passare da 16 a 500, ma questo è un mistero, costa 329 euro. Passiamo quindi a pro e contro. La prima delle cose che mi sono piaciute di questo Nvidia Shield è il fatto che trasformi la vecchia TV, una TV tradizionale, in una smart TV. L'altra cosa è che è talmente piccolo che potete portarlo in giro. Ovviamente occhio alla connessione, perché se non avete quella sarà praticamente inutilizzabile. Inoltre, Android TV installato su questo Nvidia Shield non dà nessun tipo di problema, è scattante, è rapido e tutte le operazioni che farete con il telecomando non avranno neanche un po' di lag, veramente fighissimo. Abbiamo parlato di vecchie TV che vengono trasformate in smart TV, però al giorno d'oggi ci sono tantissime smart TV in giro con risoluzione 4K e HDR. Infatti questo Nvidia Shield supporta anche questa risoluzione e anche il formato HDR, quindi ottimo per le TV super fighe. Altro pregio di questo Nvidia Shield sono i due accessori contenuti all'interno della scatola, ovvero il telecomando e il controller. Entrambi sono costruiti in maniera eccelsa, sono facilissimi da usare, hanno pochi tasti e fanno tutto quello che devono fare, a prova di chiunque, anche mia. Non ho avuto problemi per usarli. Altro pregio di questo Nvidia Shield è il fatto che possiate giocare su un dispositivo Android con dei giochi che sono nati per essere per console e non per Android. E anche questa è una cosa ottima. Tutto sommato, GeForce Now per i suoi 9,90€ offre un ottimo servizio. Se fate due calcoli, io ho usato la calcolatrice perché le dita non bastano, il valore complessivo dei giochi contenuti all'interno del catalogo, mi prude il naso,
I giochi contenuti all'interno del catalogo hanno un valore molto alto e secondo me 9,90€ vale assolutamente la pena spenderli. Ultimo tra i pregi che mi è piaciuto è la possibilità di utilizzare i comandi vocali. Premendo il tastino sul telecomando potete parlare così, volendo potete anche cantare ma non vi capisce, e aprire ogni singola app, raggiungere qualsiasi tipo di informazione solo attraverso la vostra voce. Nvidia Shield TV è predisposto per Google Assistant, ma in questo momento in Italia non c'è. Zan 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 zan! Queste sono le note dolenti. Passiamo ora alle note dolenti! Tra le note dolenti mi sentirei di mettere il prezzo. Con 229€ vi portate a casa il box con tutti i suoi accessori. Comunque mi sento di consigliarvi, se lo volete acquistare, anche GeForce Now, quindi 9,90€. Il prezzo inizia quindi a diventare un po' più elevato oltre al mero costo del box. L'altro contro è che se non avete una connessione molto stabile o perlomeno la fibra, il box diventa quasi inutile. Inutile per il gaming, potete comunque utilizzarlo per guardare Netflix, YouTube, ma a quel punto il costo diventa esorbitante perché ci sono in commercio tantissimi TV box che costano molto meno. L'ultimo tra i contro è che non ci sia Sky Go, che in Italia è un'app o comunque un servizio di Sky molto utilizzato, e per usare solo Netflix diciamo che è un po' così, fate prima a comprarvi un Chromecast che costa molto molto meno. Ah, scusate, mi sono anche dimenticata di Amazon Prime Video, non so in quanti lo utilizzino, però per adesso in Italia manca ancora Amazon Prime Video, che è presente negli Stati Uniti o comunque in altri stati del pianeta Terra. Questo video termina qui, spero che vi sia piaciuto e che abbiate apprezzato lo sforzo. Spero vi sia piaciuto il video, ma soprattutto fatemi sapere se avete già utilizzato Nvidia Shield e come vi siete trovati, perché sono un sacco curiosa come sempre. Ovviamente vi consigliamo di andare a vedere dei video che trovate qui alla mia destra, alla vostra sinistra. Ho studiato bene, meno male. Che sicuramente vi piaceranno, e andate a vederli. Iscrivetevi al canale, fate iscrivere la nonna, il cane, il gatto, il vicino di casa e anche il cane dei vicini nostri, quello che abbaia sempre. Ciao Luigi, ti salutiamo, ti vogliamo un sacco bene. Non è vero. Questo video termina qui, tanti baci e tanti abbracci a tutti. Ciao!